È arrivato il momento di accogliere in studio la concorrente che è stata squalificata dal Grande Fratello proprio all'inizio di questa puntata. Signori e signori, Pamela Prati. Eccoci. Buonasera a tutti. Beh, un applauso. Benvenuta in studio, Pamela. A me è sembrato di giocare secondo le mie regole, capito? In quei momenti tu non ti rendi conto, sei spontanea, sei istintiva, come fai a frenare l'istinto? Cioè, non si può frenare. Tu hai detto, io nella casa sono stata vera dall'inizio alla fine, sì. E io con altrettanta onestà devo dirti che non ho conosciuto nella casa la Pamela che invece conosco da tanto tempo. Non hai conosciuto? No, Pami, perché comunque, voglio dire, tu non sei quella che spacca il microfono prima di andartene non via. Non ho spaccato il microfono. Tu non sei quella che dice portatemi le valigie, chiamatemi un taxi. Mi fate sentire cosa dice, grazie. Non sei quella che dice, non è bello dire chiamatemi un taxi, portatemi le valigie. Ma chi sei? Cioè le valigie te le porti da sola. No, le valigie te le porti da sola. Questo è Signorini che fa così, non io. Perché da quando sono entrata nella casa del Grande Fratello, l'hai detto tu. Io non ho fatto altro che fare le pulizie insieme agli altri miei. Ma lascia perdere le pulizie, perché hai chiesto uno questa che ti porti le valigie perché ti chiamasse un taxi? Perché le valigie me le porto io, signorina. Ma se l'hai detto tu, mica l'ho detto l'ho io. L'ho detto, ma non lo faccio. Le ho prese io le mie valigie. Quindi tu parli e non fai. Allora è meglio che te ne stai zitta, Pamela. Ma stai zitto tu. Alfonso, sai qual è il tuo ruolo? L'opinionista che dice soltanto tante cazzate. Contenta te, complimenti, ognuno si tiene le cazzate sue. Certo, grazie.